Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Sebas Channel. Quest'oggi siamo con il grande Marco XVIII. Buongiorno a tutti, siamo su YouTube. No. No, no, io L'avvicino. L'avvicino, ci siamo andati no, dammi vicino. su YouTube. YouTube, ecco. Ok. È il tuo tubo che non devi usare Esatto. per Bravo, per quei motivi lì. Esatto, Esatto. esatto. Ok. Ragazzi, quest'oggi ci troviamo a parlare di diversi argomenti stranamente seri per i miei standard. Ecco, ci vuole qualcosa un pochino che rompa l'attenzione perché sono troppo seri effettivamente questi argomenti. Inizia tu, Marco. Allora, dovevamo parlare del declino purtroppo sempre più grave di Metin2 causato dalla concorrenza di altri giochi dello stesso genere più nuovi. Ok, abbiamo stilato una lista principale di 5 o 6 giochi che abbiamo visto che ci portano via, diciamo, dei nostri giocatori dal nostro caro Metin2. Allora, noi abbiamo pensato alcuni giochi che magari voi penserete qualche altro gioco. Se volete dire qualche altro gioco in più, potete scriverlo nei commenti. Sì, Che tranquillamente. comunque il video sarà su tutti e due i nostri canali, quindi non c'è nessun problema. Allora, come giochi abbiamo pensato? Come MMORPG, come Tera o Guild Wars principalmente. Esatto. Che anche se Guild Wars è abbastanza vecchio, con i nuovi aggiornamenti, con le nuove patch, abbiamo Spacca. visto che. Spacca. Esatto. Neverwinter, Star Wars The Old Republic, Elder Scroll E Online. qui proprio Ecco qua, massacrati, ci hanno questi massacrati. proprio ci hanno fottuto a massa, proprio, a gilde ci hanno fottuto Sì, perché praticamente. c'è comparto grafico e anche di innovazioni, cioè purtroppo con Metin stiamo molto indietro, ragazzi. Guardiamo la realtà in faccia proprio, guardiamola negli occhi. Il reparto grafico di Metin effettivamente è abbastanza vecchio. Anche se per gli anni scorsi era uno dei migliori, nel Sì, ma senso. infatti, cioè, Il prodotto. nacque con Warcraft praticamente quasi alla pari di Esatto. Warcraft. Se vogliamo vedere, la qualità nei dettagli è troppo bassa, ma. La grafica è abbastanza pulita, devo dire. Esatto. Non è brutta da Se vedere, è piacevole da vedere, tu diciamo. guardi uno schermo di Metin e guardi uno schermo dei giochi odierni, la grafica la vedi subito, l'impatto visivo lo senti molto. Però è più pulito, è un gioco più lineare, mi sembra, più che confusionario come tutti i giochi. Sì, esatto, ma se guardi appunto lo stesso Warcraft nei primi periodi di game, cioè aveva, la grafica era orrenda, cioè non si poteva paragonare a Esatto. Metin 2. Metin 2, anzi, ai tempi era qualcosa di assurdo. Però il fatto qual è? Warcraft ha avuto l'intelligenza di dire cambio la grafica, l'aggiorno, metto i personaggi in Metin 2, purtroppo pochissimo. Cioè, ha cambiato, mi sembra, solo qualche texture, tipo il terreno una volta si vedeva peggio, ora si vede meglio. Ha aggiunto gli alberi in alcuni punti. Sì, hanno aumentato gli Almeno. alberi contro gli Esatto. sboscamento. Noi siamo dalla parte dei verdi, hanno detto, mettiamo alberi. Sì, giustamente, no? Che poi alla fine, sì, è abbastanza carina, però giustamente manca di dettagli, non c'è. Anche Esatto. nelle meccaniche proprio del gioco, i movimenti dei personaggi sono ancora un pochino robotici, possiamo dire, non sono next gen. Vabbè, ho detto poi ho usato un termine, next gen. Non Poi, esiste. no, vabbè, la grafica sì, è un punto molto critico di Metin. Dopo abbiamo pensato di stilare dei punti come delle domande, possiamo dire, che possiamo porvi anche a voi, come nostri spettatori, ma che confronteremo, faremo un dialogo io e lui, e voi potete scrivere quello che avreste risposto voi, Ovviamente, sì. diciamo, nei Risposta commenti. libera. Risposta libera. Metin 2 non ha quasi più new entry, è diventato un gioco solo per vecchi giocatori? Eh sì, praticamente se ci facciamo caso, se tu vai a chiedere, se tu dovessi fare un sondaggio praticamente persona per persona, cosa che non si può fare ovviamente, però per dire, ipoteticamente, se tu gli vai a chiedere da quant'è che giochi a Made in 2, la maggior parte sai cosa risponde? Tanto. Giocavo 3-4 anni fa, poi Poi ho ho smesso, mollato e ora eccola. ho ricominciato. Se non lo troverai uno che ti dice, ho scoperto questo gioco da una settimana, lo sto provando. Non c'è! Non No, è vero, c'è! è vero. Sempre gente che gioca. Ah, io ero nei retro e ora sto provando l'ITA, ero nel tedesco, nel giapponese, È vero. nell'austriaco.
gente proprio nuova che dice ha visto la pubblicità di Made in 2 su YouPorn, su YouPorn, esatto, che gli è comparsa e dice proviamolo. Fra prova, una prova la mano del Sura. La mano del Sura. Della Sura, femmina, quella è pericolosissima. Dico, non c'è purtroppo, non c'è ricambio, ristagnano un pochino la gente che c'è, ristagna. Poi, sempre quella che gira, dici. Se parliamo poi dei ladri, sì, di poi della gente peggiore, appunto, figurati se ristagnano i normali player, la puzza, il fetore, madonna, che emanano sti qua, c'è roba dell'altro mondo, e purtroppo danneggia il gioco questo, non avere sempre nuova gente con nuove idee, nuove gilde, nuove alleanze, un pochino ne perde, diciamo così. Sì, esatto. Ora, tocca a te, visto che tu sei di Antares direttamente, potrai dirci tutto. Allora, la seguente domanda è praticamente, Sirio si sta effettivamente spopolando, ragazzi, e tutti passano su Antares, ma a questo punto Antares non rischia di sovraffollarsi? Allora, è una domanda complicata, perché giungendo il momento estivo, no? C'è un... Esatto. Metti di solito, per quello che ho vissuto io, si tranquillizza un po', diciamo. Cominciano a un po' affievolirsi le persone e va. E non vanno tutti a mare. Esatto, vanno tutti a fare i cazzi loro, ma è normale, è giusto così. Però è vero, nell'ultimo periodo, prima dell'estate, le persone su Metin... Io ti parlo non solo del villo, perché non puoi calcolare il numero di persone che giocano a Metin, guardando solo il villo. Devi guardare... generale, io giravo, cioè abbastanza, giravo tutte le mappe, perché a volte gli vieni qua, fai così, andiamo in giro a fare il cazzeggio perché non sapevo cosa fare. Già, esatto. E praticamente mi dico che di persone ce ne sono parecchie, tipo, mi è successo di andare in colonna e ci sono le risse ancora in colonna. È vero! Da quanto, da anni or sono, che non vedevo risse in colonna, perché... Esatto! Cioè, risse dal capor, quando mai? Cioè, se un server non è sovraffollato, che bisogno c'è di fare risse quando basta infatti, che cambi CH, capito? Su Sirio io... Cioè, ciao, mamma mia, non mi ricordo, sarà 4 anni, tipo 3. Su Antares, ancora la cosa è ancora odierna, possiamo dire. Non magari tutti i giorni, però... Si ammazzano spesso. Sì, si ammazzano spesso, diciamo, esatto. Però le persone, diciamo, che quelle che iniziano, come hai detto te prima... Cioè, che si spostano tutte di qua da Sirio, da Antares, sì. Ma che iniziano su Antares, no, non ce n'è tanta. Cioè, poca gente arriva tipo al 15, 10, 20, così si smette. Ma sai perché? Perché pensano loro già all'inizio, non vogliono entrare nel server più pieno, vogliono entrare in quello più vuoto, perché magari pensano si sta più tranquilli. Poi si rompono il cazzo su Sirio e dicono, vabbè, dai, ci ho ripensato, andiamo su Antares, capito? E vengono. Ma io ti devo dire che ho parlato anche con alcune persone che passavano da Sirio ad Antares e avevano proprio paura di venire su Antares per la limitazione che avevano magari nell'expare mappa 95 per andare a fare i boss, perché è tutto troppa gente, dopo ti fottono i soldi praticamente alla fine. Sì, mappe sì, 90, non riesci a fare più Metin, pure se cambi CH ogni 3 secondi, cioè non trovi niente, e questo è il fatto principale. E secondo me sì, Antares si sta non sovrappollando. Ecco, come polli, no, come polli. I polli in Cina, come li allevano? Tutti 40 in una gabbia piccolissima, minuscola, capito? Non si sta sovrappopolando, ma sta comunque aumentando la gente. E sì, sì. Credo, spero, e comunque sarà così, perché ne sono sicuro, sempre stato così, non è che sarà, non è che può venire cambiare la stagione a settembre. Bianco, a settembre sono sicuro che riaumenta ancora di più di come è adesso. È sempre così. Io a settembre ho sempre visto un aumento massiccio delle persone. Eh sì, di gilde nuove che si creano. Esatto. Cose. Perché poi inizia la scuola, giustamente. Esatto. Dico, questi ultimi giorni voglio giocare. Voglio giocare. Che a mare non possono andare più. L'unica cosa che gli è rimasta è il computer. Giochiamo gli ultimi giorni prima che inizia la scuola e mia madre mi rompe i coglioni.